Prima di tutto dobbiamo scoprire quali siano le cavità gassose presenti nel subacqueo. I polmoni costituiscono la più grande, ma la loro compensazione avviene automaticamente, senza l'intervento del subacqueo. Negli apneisti il volume dei polmoni si riduce quanto può, poi è un afflusso localizzato di sangue, blood shift, a effettuare l'ulteriore riduzione di volume.